Benvenuti a TeleCR1, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvata in terza commissione la proposta di legge sui diritti dei lavoratori, legalità del mercato del lavoro e qualità dei servizi di welfare. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. Una legge che, secondo i soggetti direttamente interessati, integrata con quella sull'amministrazione condivisa, renderà il quadro normativo umbro il più avanzato a livello nazionale. È quella sottoscritta e approvata all'unanimità dalla terza commissione dell'Assemblea Legislativa dopo un lungo approfondimento e due sedute partecipative. La norma mira a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare e a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità. Essa detta disposizioni per la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti dei servizi alla persona, il cui affidamento sia di competenza della regione, dei comuni, delle aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti strumentali regionali e degli organismi dipendenti dalla regione. Il ricorso alla procedura di affidamento è ammesso solo nel caso in cui non sia possibile apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del terzo settore. In caso di esternalizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto. Le stazioni appaltanti dovranno prevedere un'espressa clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione del servizio oggetto di appalto, a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare il mantenimento dell'anzianità di servizio e i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio di appalto. Presentato il nuovo regolamento predisposto dalla Giunta regionale per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il regolamento relativo a criteri, parametri e modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato illustrato ai componenti della terza commissione consiliare presieduta da Eleonora Pace, dai funzionari della Giunta regionale e dell'ATER, i quali hanno ricordato che 6 mesi fa c'è stata la proroga del periodo sperimentale previsto dal vecchio regolamento per evitare che l'adozione del solo valore ISEE per la determinazione dei canoni potesse creare una situazione di diffuso disagio. Il nuovo regolamento mira a tenere in considerazione l'equità, facendo pagare il giusto prezzo agli assegnatari, garantendo al tempo stesso all'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale la sostenibilità del proprio bilancio. Al di sotto dei 3.000 euro di ISEE c'è un costo fisso di 50 euro al mese, mentre oltre i 30.000 viene previsto un canone di 500 euro al mese. Ci sono poi valori intermedi per le fasce comprese nelle tre aree: area di protezione sociale con ISEE fino a 6.500 euro, area amministrata da 6.500 a 30.000, area di decadenza oltre i 30.000. Se per 3 anni si superano i 30.000 euro, si deve lasciare la casa popolare. Il canone non si basa più soltanto sull'ISEE secco, ma su un più ampio calcolo della capacità reddituale. Questo permette di graduare il canone di affitto in base all'effettività disponibilità economica delle famiglie, soprattutto di quelle monocomponenti, per le quali viene applicato uno specifico algoritmo. La prossima settimana audizione con i soggetti interessati. Il consigliere regionale del Partito Democratico Michele Bettarelli ha annunciato la presentazione di un'interrogazione per capire se l'Umbria è la capitale dei cammini o la terra del via libera ai mezzi a motore sui sentieri. Come si conciliano i roboanti annunci dell'assessore Agabiti e della presidente Tesei alla BIT di Milano assieme al ministro Santanchè sull'Umbria leader del turismo slow per storia e natura e capofila nazionale del progetto Turismo Lento, all'emendamento Puletti, dice Bettarelli, presentato e approvato dalla maggioranza lo scorso dicembre, che ha aperto al transito dei veicoli a motore tutti i sentieri non tabellati della regione. Delle due ipotesi, l'una, Bettarelli interroga la Giunta chiedendo come intenda coniugare il ruolo annunciato di leadership nazionale della nostra regione sul turismo slow con l'entrata in vigore dell'emendamento a firma Puletti.
ma anche se la Giunta ritiene 10.000 euro una cifra congrua per gli obiettivi prefissati e se non ritiene opportuno coinvolgere amministrazioni locali, associazioni tutte agricole e venatorie e operatori di settore per comprendere le reali necessità di tutti i portatori di interesse e adeguare di conseguenza la norma a oggi vigente. Il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive è stato al centro di un'audizione della terza commissione dell'Assemblea legislativa. Dagli interventi è emersa condivisione per le finalità del disegno di legge, ma sono state sollevate alcune eccezioni circa specifici aspetti della norma. Sarebbe eccessivo il peso riconosciuto all'ambito turistico, mentre risulterebbe carente il supporto previsto per la creazione e il consolidamento di una filiera del cinema umbro. La riqualificazione dell'ex ospedale Calai è per Gualdo Tadino un argomento prioritario nell'azione amministrativa, lo dice la capogruppo del Partito Democratico Simona Meloni. Per lo sviluppo del centro storico, della comunità, di tutto il comprensorio, perché è una struttura che storicamente ospita servizi territoriali fondamentali. Proprio per questo, dice Simona Meloni, l'azione non può essere usata a scopo propagandistico ed elettorale, ma occorre serietà e accuratezza nel fornire risposte a un territorio che negli anni si è dimostrato serio e responsabile, rinunciando ai propri presidi ospedalieri per dare vita all'esperienza dell'ospedale di Gubbio Gualdo. La capogruppo del PD annuncia un'interrogazione nella quale si chiede chiarezza su alcuni elementi dell'iniziativa, dai costi ai tempi fino all'eventuale valutazione sismica. Per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCR1, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive radiofoniche della Regione, è disponibile anche in rete sull'indirizzo del sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.